Salve dalle macchie delle coserie, sono quasi le 11, da stamattina alle 5 e mezza, caldo torrido anche oggi, ieri veramente è stata una giornata quasi che sembrava che si incendiasse l'ambiente. Ci sono anche tanti incendi in Calabria, non proprio nella nostra zona, ma stanno prendendo la parte del Pollino, la parte Oriolo e via dicendo, anche di Rossano. L'acqua, come vedete, è quella che è. Stamattina sono andato di buon orario a forzare un po' di acqua, perché effettivamente l'acqua nel fiume ci sta, non è proprio seccata come si vorrebbe far immaginare. Io l'ho forzata almeno al 40-50% stamattina facendo un buon lavoro. Il problema è che si perde nella parte bassa dove abbiamo fatto questo lavoro l'anno scorso, perché è un terreno, diciamo, pietroso, quindi l'acqua tende a drenare, quindi scende, sono tanti punti, quindi almeno un 60% si perde di qua, non di questo punto, ma la parte di dietro. Andava messo un telo di plastica per il lungo e avremmo risolto il problema, perché l'acqua io stamattina c'è, perché l'ho fatta venire veramente tanta, ma notavo che non arriva a destinazione, deve essere molto molto di più. Io la mia parte la sto facendo sempre, fermo restando che io riempio questa vasca con un filo d'acqua, quindi sappiate che io sto abbeverando con questo sistema, quindi se qualcuno si lamenta poi lo caccio il sistema, arrivo pure io prima la mattina, me la prendo un bel po' e poi ci saranno ancora più discussioni, perché non credo che il problema sia quella goccia d'acqua là che scende giù. Che quando io alzo il tubo non è la stessa cosa di quando sta per terra, quindi l'acqua ci vorrà tutta notte per riempire questa vasca, quindi è inutile. Poi se 5 minuti vedete che esce un po' di acqua fuori, un goccio, perché magari non siamo arrivati in tempo, perché quel giorno magari qualcuno non ha chiuso, insomma, non è quello il problema, perché è una goccia d'acqua, tra l'altro noi la ritiriamo molto alta dove non ci sono perdite. Qua c'è il 70% di perdite e qualcuno addirittura stacca il tubo per guadagnare questa goccia d'acqua. Ma per quale motivo? Cerchiamo di essere sensati, se no adesso andiamo a prendere pure l'acqua dentro i thermos delle persone, l'acqua che utilizziamo per bere, la buttiamo nel solco e la guadagniamo, fra poco arriveremo a quello. Quando il problema è a vista, tuttora si potrebbe prendere un telo, togliere l'acqua mezz'ora, ce lo mettiamo massimo tre quarti d'ora di lavoro, per il lungo è 50 metri, quando è 40 metri. E abbiamo risolto il problema al 100%. Qua la collaborazione è un po' scarna. Adesso vi faccio notare altri particolari, perché io ho abbeverato l'altro giorno di sera tardi, c'era anche la festa del sindaco, mi sono trovato in una situazione che era adesso è d'oro, era tutto praticamente bruciato. O salvavo il terreno quella sera, oppure no, perché il giorno dopo c'era gente, poi c'era un casino. E purtroppo la vasca era pure mezza svuotata, con le pile erano le 10:30, 11 di sera ero qua. Ogni cosa purtroppo ha il suo senso. Vedete già, ho dato l'acqua, già vedete com'è il terreno. L'altra volta ci mancavo da 4 giorni perché per vari motivi poi. Quindi ogni 2 giorni va data l'acqua, altrimenti non ci rimarrà nulla. Quest'anno veramente abbiamo una grande difficoltà a terminare il lavoro. Questi sono i pomodori, peperoncini. E quindi le cose vanno sempre tendenzialmente a seccare per tutti quanti. Io stamattina ho fatto un trattamento con macerato di ortica, anche olio di neem, sapone di Marsiglia, 100 ml, 100 ml, ancora 200 ml di quella miscela che avevo fatto, quel macero, che si sente una bella puzzetta per allontanare i cimici a livello naturale, chiaramente, perché stiamo parlando di cose naturali, altrimenti è inutile. Se già cominciamo a mettere cose tossiche, ce ne andiamo, perché tanto non ne vale la pena più. Tanto vale andare a comprarle. Adesso il pomodoro ancora regge, per dire il vero, perché il fatto che io l'abbia piantato leggermente in ritardo ha un vantaggio. Se lo pianti quando fa troppo caldo, tende a bruciare la piantina. Se lo pianti troppo presto, ti trovi troppo in avanti, con questo caldo che c'è, il pomodoro che è già arrivato non riesce a mantenere la linfa. Quindi sappiate che il pomodoro poi si mantiene anche col suo
con la sua linfa, col suo succo. A un certo punto, quando fa molto caldo e molto avanti, anche se tu a bevere, il pomodoro non ce la fa più. Quindi anche, secondo me, piantarlo in un momento forse posticipato di un paio di settimane potrebbe rilevarsi intelligente, ma dico teoricamente. Per quanto riguarda quella maledetta farfallina, che ne vedo ancora un po', olio di neem e quella roba là dovrebbe leggermente funzionare, ma specialmente questa ischia, non so se si vede, ci sono veramente tante qua dentro. Io ne ho messe 7-8 bottiglie qua, 3-4-5 laggiù. Pare avere sicuramente un'efficacia, poi ovviamente 100% non posso garantire, però abbiamo una protezione almeno di questa farfallina a livello biologico, la tuta assoluta in questa miscela che ho preparato, c'è anche un video, ha una efficacia sicura perché senza mettere pesticidi, cose varie, cose naturali, entra qua dentro e ne vedo veramente tante, quindi già una buona parte, già si nota che ce ne sono di meno rispetto all'anno scorso. Vuol dire che già questa cosa che era molto aggressiva potrebbe avere dei vantaggi. Io le cose le ho indicate e spiegate. Le bottiglie le vedete pure con tante tante di queste mosche, chiamo queste tute absolute, chiamiamole così. Se poi la gente preferisce fare altro e non segue mai quello che fa Michele, io ce l'ho sempre messa la faccia. Si vedono le bottiglie zeppe, si vede meno infestazione. Però la gente, anche se segue, dice, ma che capisce questo qua? Io, per coscienza, quello che so, quello che ho imparato, quello che ho scoperto, l'ho messo sempre a disposizione. Poi, se ognuno vuole fare altro, facesse quello che gli pare, io non è che devo costringere la gente. Ma manco potete dire che mi ritengo questi segreti, sono sempre trasparenti. Tra l'altro il mio canale non conosce colori politici, è libero al 100%, non è collegato a imprese, a politiche in generale, proprio entra casa per casa senza distinzione. Non lo vorrei snaturare perché nasce così e magari morirà così. Poi se faccio un altro progetto sarà un altro progetto, ma il canale Michele Expert ha questa natura, accettatela perché questa è la sua natura iniziale. Tuttavia se avessero condiviso i video, anche quelli di Gruppalati e non solo, oggi le iscrizioni potrebbero essere anche 100.000. Potevano essere veramente una vetrina importante. C'è stata troppa tirchieria a condividere e sono le iscrizioni buone ma essenziali. Non c'è stato nessun aiuto e quindi il canale si è retto da solo con quella che poteva essere il suo potenziale essenziale. Su questo non voglio dire più niente perché ovviamente se le cose si ragionano prima è meglio, no? Non si arriva all'ultimo secondo. Adesso ognuno ce la deve fare. Io, quando nelle persone si prendono degli impegni, devono poi trovare le soluzioni. Le soluzioni non saranno il canale di Michele Expert perché, ripeto, nasce libero in tutte le case, molto versatile, non ha colori politici. A me non mi piace portare ansie politiche perché la politica per me ormai da tantissimi anni che non la seguo, come anche il calcio. Nulla di personale, chi ama la politica ci vuole stare dentro. Se le cose le vediamo meglio, siamo i primi tifosi, siamo nello stesso territorio, sarebbe illogico immaginare che le cose devono andare peggio, quindi siamo addirittura contenti, ci mancherebbe altro, perché se va male qualche cosa ci troveremo più tasse, ci troveremo più problemi, è un controsenso. Però non facciamo politica noi, noi abbiamo fatto un'altra scelta, se domani nella mia testa mi entrerà di nuovo, ma molto difficile, la voglia di entrare in politica, di fare politica, farò altro. Al momento questa è la natura, penso che la vetrina sia ancora giusta e stabile perché è sempre una vetrina aperta, non ha bisogno di essere, come si dice, condizionata da scenari politici al momento, perché è libera, perché nel mio canale ci possono stare tutti, non c'è bisogno che mi metto a schieramenti, cose varie. Non ne varrebbe la pena, non serve a nessuno, non serve a me, non serve a voi, non serve a nessuno. Grazie all'attenzione da Michele Expert.